Antonio Savino questa sera è stato insignito del premio alla dimensione del tempo 2022 in qualità di presidente di UNAC nazionale, ma ha anche donato un premio ai colleghi di Mazara del Vallo. Sì, al presidente di Mazara del Vallo per la sua abilità, per quello che state vedendo tutti. Non è facile organizzare una manifestazione del genere con tanta gente, ci vogliono degli operatori specializzati, loro hanno avuto un corso di formazione per Safety, quindi ripeto, non è facile. Io ho voluto premiare perché sono io che sono grato a loro per quello che hanno fatto, soprattutto noi ricordiamo veniamo fuori da un periodo di pandemia per cui loro sono stati impegnati in prima fila, quindi per quello che hanno fatto, per quello che fanno e che continueranno a fare, quindi davvero un grazie di cuore. Era doveroso che io venissi qui nella vostra bellissima terra non solo per ricevere questo premio dal quale sono veramente onorato, ma per premiare loro, perché ci tenevo a premiare loro. Abbiamo parlato dell'UNAC, Unione Nazionale Arma Carabinieri, che è fondamentale in questa manifestazione, e noi premiamo stasera il presidente dell'UNAC Nazionale, Antonio Savino, con il vostro applauso. Buonasera presidente. Grazie, grazie, buonasera a voi. Buonasera. Grazie. Allora, ruolo fondamentale dell'UNAC in questa manifestazione, ma anche al servizio della gente in tutta Italia. Ma l'UNAC è una grande famiglia, quella che vedete qui stasera è una branca dell'UNAC che si occupa di volontariato, protezione civile e soprattutto di assistenza e accoglienza in questi eventi dove c'è tantissima gente. Questi operatori che voi vedete qui sono altamente formati, sono autorizzati dalla prefettura, hanno fatto dei corsi di Safety, quindi siete nella massima sicurezza. L'Unione Carabinieri però è una grande famiglia, ha anche un sindacato che riguarda tutti i carabinieri in servizio, sono oltre 100.000 uomini, c'è un istituto di criminalistica e di criminologia a livello nazionale, un consorzio di sicurezza a livello nazionale e tante altre realtà, parliamo di oltre 500.000 uomini del comparto di sicurezza e difesa che ruotano intorno a questa realtà. In particolare questa sera sono in servizio i nostri dell'Unione Carabinieri, UNAC Onlus, che si occupano, ripeto, di volontariato e protezione civile e di organizzare soprattutto questi bellissimi eventi che proiettano la vostra terra a livello nazionale e internazionale, che sono veramente contento che mi avete invitato, grazie. Esatto, grazie a lei per la sua presenza e grazie a questi volontari. Io dico sempre che il volontariato in genere è la colonna portante del paese, se non ci fosse il volontariato in tutte le sue forme questo paese comincerebbe a vacillare molto, e quindi il vostro servizio per la protezione civile, per l'assistenza e per la sicurezza è assolutamente fondamentale. Io che faccio questo mestiere vi ritrovo veramente dappertutto. Io dicevo prima, parlavo col sindaco, che saluto, io giro spesso l'Italia perché l'UNAC è nazionale. Spesso fare del volontariato da Roma in su è un po' più facile perché magari hanno meno problemi, da Roma in giù, ahimè, i problemi aumentano, sono tanti, quindi bisogna ringraziarli due volte questi ragazzi perché, ahimè, un po' di problemi ce li abbiamo un po' tutti qui al sud, quindi fare volontariato è un po' più difficile. Quindi grazie, davvero grazie per quello che hanno fatto e che continuano a fare. Allora, il premio viene consegnato dal presidente dell'UNAC di Mazara, Vito Alagna, insieme con il vicepresidente Francesco Marino. Facciamoli accomodare sul palco, anche in questo caso sorretti dal vostro applauso. Grazie anche all'UNAC di Mazara, ovviamente abbiamo detto, che organizza questa manifestazione. Leggiamo la motivazione per il vostro presidente nazionale, poi consegniamo il premio e procediamo con la serata. Prego. Sostenitore dei diritti della persona, il dottor Antonio Savino vanta diversi premi per la sua attività di giornalista. In alcune testate editoriali e attestati di benemerenza per il significativo contributo umanitario fornito con l'attività CIMIC della cellula 49 del REG Carabinieri MSU in favore della popolazione del Kosovo, maresciallo dell'Arma dei Carabinieri in congedo, direttore del mensile La Rivista dell'Arma di variegata cultura, fondatore e presidente dal 1997 dell'UNAC, è riconosciuto per l'impiego sociale, legale e la tutela a favore dei carabinieri, dei militari e dei cittadini in genere. È notoria la sua caparbietà della difesa dei diritti della gente, specie di coloro i quali rendono allo Stato un servizio di efficienza e di sacrificio. Ad Antonio Savino un ringraziamento speciale per aver consentito l'organizzazione della festa del pane e della pasta alla sua quinta edizione
e l'assegnazione del premio artistico La dimensione del tempo 2022 per la generosità del lavoro che porta a termine con audacia e coraggio. Grazie. E consegniamo questo premio, grazie, Presidente. Grazie. Allora, consegniamolo. Gli amici di Mazara lo consegnano al loro presidente nazionale. Grazie, grazie. Giusto due parole velocissime. Io sono anche il loro presidente, quindi ringrazio la città di Mazara, ringrazio il rappresentante, il signor sindaco, per questo premio. Però regola vuole che un presidente nazionale sia lui a premiare i suoi volontari che vedete un po' che cosa sono stati capaci di mettere in atto. Quindi se vuole salire un attimo la volontaria, io vorrei premiare Vito Alagna, non solo in qualità di presidente dell'Unione Carabinieri, ma proprio in qualità di mazzarese, quindi lo dedico alla vostra città. Adesso vedete che è un premio, se vuole reggere un attimo, abbastanza importante. Allora, questo è un fuori programma, però bello, importante. Questo per qua voi. È un attestato di benemerenza nazionale che gli rilascia la segreteria nazionale, se vuole leggere un attimo. E questo invece è il premio che il presidente nazionale consegna all'UNAC di Mazara, Unione Nazionale Arma Carabinieri. Prego. Questo è un premio invece a cui ci tengo tanto. Ieri, non so voi, ma io mi sono emozionato quando qui su un palco ho visto i diversamente abili magari esibirsi, sì, in un balletto. Quindi io sono rimasto emozionato. Quindi, a proposito di diversamente abili, questa è la nostra fiamma scolpita a mano nella pietra affinché resta indelebile nei vostri cuori, ma anche nei cuori di tutta Mazara, ed è fatta da un diversamente abile. Benissimo. Quindi questo premio l'ha ricevuto anche l'ex presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, quindi è un premio ha a cui un io significato tengo tanto, ancora più importante, che rimanga scolpito nei vostri cuori. Grazie. Prego. Grazie. Consegnato a Vito Alagna. Alagna. Grazie. Che non so grazie. Se vuole dire una cosa rapidissima, preferisce di no, emozione che resta nel cuore. Grazie. E arriva a tutti. Facciamo una bella foto. Eccoci qua, bene, grazie, grazie, grazie Presidente. Grazie a tutti per averci invitato, allora, buona serata. Premio grazie.